Dell'entusiasmo di alzarsi la mattina d'inverno. Pupi, Pupi, buongiorno. Buongiorno, Pupi. Uno scodinzolo di coda. Buongiorno, Pupi. Pupi, buongiorno. Niente. Mi vuole solo coccole, vuole coccole e dormire. Vero, mamma? Coccole, 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 vado come con le coccole. Ma Pupi, a mamma, è ora di svegliarsi, a mammina. Dai, sveglia! Ragazzi, io non ho un cane, io ho una bimba, una... Oggi invece ci riposeremo, perché la mamma è malata, è vero? Ora, guardate qua, sembra un ospedale il mio comodino, bellissimo. Pieni di colliri, a mamma, siamo pieni di colliri! Ta-da! Buongiorno ragazze e benvenute in questo nuovo vlog. E sì, oggi sono in versione Capitanoncino. Non so, Dario mi ha messo tutti i soprannomi: Capitanoncino, poi Polifemo, non so, tutti lui me li ha messi, comunque sì. E la mia gioia di stamattina ve la faccio vedere, perché non ne ho tantissime proprio date le condizioni. Mi sto preparando ovviamente la mia immancabile tisana Fit Via, come ogni mattina. Infatti c'ho l'acqua qua sul fuoco. La mia tisana immancabile, come sapete, bevo ogni giorno a colazione, ma anche a merenda, ne bevo 2 o 3 al giorno. E l'altra gioia è questa qua, raga, finalmente, sempre il mio amore, perché è tipo un supereroe, mi ha trovato i frutti di bosco congelati. Al Conad li abbiamo trovati praticamente, incredibile ma vero, e sono buonissimi, già li ho assaggiati, sono molto buoni, ho messo qua dentro perché sgocciolano. L'unica cosa è che, perché lui li ha tenuti fuori, non li abbiamo ricongelati, perché comunque li ho fatti scongelare, non so se si potessero ricongelare, quindi ho preferito tenerli qua in frigo e consumarli. Quindi mi vado a preparare la mia colazione buonissima e super sana, con lo yogurt greco, la mia cremina al cacao, che la ricetta la trovate sul mio secondo canale. Tutte le ricette delle mie colazioni, le mie ricette fit, lo sapete, sul mio secondo canale Calita & Nancy. La frutta secca, guardate che bella, noci e mandorle, ho messo qua dentro. Questo è un vecchio contenitore di Tuvia, mi trovo benissimo a tenerlo qua dentro. Le gallette di riso e sesamo, e anche dei pavesini al cacao, perché sti cavoli li voglio e me li mangio. L'acqua sta bollendo, quindi la vado a versare lì dentro. Ragazzi, questa Fit Berry fa un profumo di frutti rossi, adoro. L'unica cosa che la fa svegliare. Da notare che è più grande di lei il vasetto dello yogurt. Il vasetto dello yogurt da mezzo chilo è più grande del mio cane. Dai. Ti fa tipo da cappello. Zac, evviva lo sfraffocamento. Ragazze, prima di dirvi cosa è successo, vi volevo dire che c'è una fantastica sorpresa da Fit Via per la serie Ma è una gioia? No, c'è una gioia ed è questa. Un regalo fantastico per voi che sono riuscita ad ottenere da Fit Via. Raga, riceverete 2 regali a sorpresa se fate l'ordine da Fit Via, però mi raccomando, affrettatevi, perché sono 2 regali molto sostanziosi, belli, però non sono tantissimi, io vi avviso, quindi affrettatevi, perché ovviamente è fine esaurimento scorte. Riceverete un regalo composto ad esempio da 2 buste di tè, ad esempio un Fit Berry e uno True Happiness Tea o un Inner Beauty, cioè uno per la linea detox, uno per la linea beauty, oppure una bottiglia, una delle bottiglie, queste sono le mie 3 preferite, oppure l'infusore, insomma riceverete queste cose qua, più un altro regalo a sorpresa
estesa, che è un oggetto trendy che potrete utilizzare ogni giorno ed è veramente fantastico perché è una cosa che mi avete richiesto in tantissime, quindi finalmente avrete questi due regali. Basta che andate sul sito Fitvia, fate il vostro ordine di un minimo di 49 euro, inserite il mio codice che è Carlita Sorpresa, appunto, per ricevere questi due regali a sorpresa. Veramente veramente una cosa bellissima, quindi non vedevo l'ora di darvi questa comunicazione. Mi raccomando, affrettate, perché come vi ho detto sono fino ed esaurimento scorte, quindi Carlita Sorpresa sul sito Fitvia. Raga, guardate qua quali erano i miei programmi poi ovviamente saltati a causa di questo imprevisto. Cosa dovevo fare io giovedì? Parrucchiere e fare il vlog, perché volevo far vedere il mio cambio look, perché ho in mente una cosa molto particolare per i miei capelli. Poi dovevo fare la valigia perché venerdì sarei dovuta partire, check-in, cioè avevo un volo prenotato ovviamente che è saltato. Sushi, volevo andare al sushi prima della partenza. E dovevo fare in palestra il video dell'allenamento, perché voi mi avete richiesto in tante che volete vedere il mio video dell'allenamento, e quindi ve lo volevo registrare giovedì per caricarvelo poi dopo qualche giorno al rientro. Eccoci. Ragazze, qui anche Pupi vicino a me. Lei adora questi cuscini caramella che ha fatto mia mamma. Praticamente sono i suoi letti, perché lei dorme sempre là sopra. Mentre mi sorseggio la tisana, almeno mi riposo un po', cerco di raccontarvi cosa è successo. Ragazze, sono dovuta andare a pronto soccorso perché è stato terribile, davvero, raga. È un'esperienza atroce. Io ho avuto diversi malori nella mia vita, cioè nel senso che sono una persona abbastanza frequente con ospedali, pronti soccorsi, ho fatto interventi, ho fatto un po' di tutto. E anche malessere, no? Per esempio il mal di stomaco, il mal di testa, ma raga, il mal di occhio è una cosa, cioè il dolore all'occhio è una cosa terribile, è stato terribile, vi giuro. Io ho avuto un'abrasione alla cornea, cioè in effetti io praticamente stavo a casa e non puoi dire neanche che, non lo so cosa stavo facendo, non stavo facendo nulla di particolare, stavo facendo un po' delle pulizie, comunque le finestre erano aperte, vabbè, comunque all'improvviso io mi sento una cosa nell'occhio e vado insomma per cercare di spostarmi questa cosa e mi sento che c'avevo una cosa nell'occhio e dico, oddio, mi è entrato qualcosa nell'occhio, ma cosa cavolo ho nell'occhio, un fastidio, sapete quando vi entra una cosa nell'occhio, un leggero fastidio. Man mano questo leggero fastidio è diventato sempre più forte. Mi ricordo che c'era casualmente mia mamma a casa che mi stava sistemando i calzini, vabbè. E io dicevo, mamma, dato che mia mamma è mezza ciecata e non ci vede comunque, dicevo, mamma, c'è una cosa nell'occhio. E lei, no, ma io è inutile che vedo, che tanto non ci vedo bene, grazie mamma. E fa, vai da Dario, fatti vedere da Dario, vai al negozio da Dario, dato dopo devi andare da Dario al negozio, fatti vedere da lui che lui più ci vede. Comunque niente, io cerco di guardare un po' allo specchio, di cercare di togliermi questa cosa, ma nulla. Man mano il dolore diventava sempre più forte. Da fastidio diventa un vero dolore, come un taglio nell'occhio, e la sensazione perenne di questa cosa nell'occhio. Ora io praticamente vado al negozio, perché come ogni giorno io comunque vado al Carlita Shop, vado in negozio ogni giorno e mi affretto proprio ad andarci, perché ovviamente perché c'era Dario, per farmi guardare da lui. E così come arrivo, la prima cosa, io lacrimavo, avevo un occhio che già lacrimavo, mezzo chiuso, mezzo aperto, e lui come mi vede fa, dico, ma cosa è successo? C'è una cosa nell'occhio, c'è una cosa nell'occhio, guardami, guardami. Comunque lui mi guarda, 10.000 persone, niente, nessuno trova, non c'è niente, non, io c'ho una cosa, nel frattempo il mio occhio stava sempre peggio, perché un po' perché io sentivo questa cosa nell'occhio, che continuava a darmi fastidio, io pensavo fosse quella la causa. E quindi poi io praticamente mi sfruculiavo l'occhio, tra virgolette, perché cercavo di togliere questa cosa, e quindi col cotton fiocco, con le mani, con l'acqua, cercavo in tutti i modi di togliermi questa cosa, alzavo la palpebra, così con la... Comunque poi, non contenta, la sera, da folle che sono, e lui mi diceva, andiamo in ospedale, ne ho pronto soccorso. Io, da folle che sono, poiché a chiusura del negozio io mi vado sempre ad allenare, dico, vabbè, andiamoci prima ad allenare, mi vado prima ad allenare in palestra e poi andiamo a pronto soccorso. Ma io vi giuro,
Io non lo so, sembrava, avevo fatto tipo un incontro di box. Avevo il mio occhio sempre più chiuso e sempre più lacrimavo. Mi era venuto anche un mal di testa assurdo per questa sensazione. Comunque alla fine non riesco neanche a terminare l'allenamento perché stavo veramente male. Andiamo in pronto soccorso, anzi andiamo prima in guardia medica. Andiamo alla guardia medica. La guardia medica molto gentile, ma non ci aiuta per nulla perché comunque mi dice che lei deve andare a pronto soccorso, ci vuole un oculista perché comunque lei non riesce a capire e si deve alzare tutto l'occhio, guardare con l'ingrandimento. Vabbè. Vado al pronto soccorso il più vicino a casa mia. È un ospedale che io odio e mi dispiace per tutte le persone che veramente ci lavorano dentro, però io mi sono trovata sempre male ed è la schiena. Super recensione negativa alla schiena, davvero, perché io mi sono trovata sempre male. Pensate che io sono arrivata a pronto soccorso, era sì, era intorno a mezzanotte. E con un occhio praticamente gonfio perché nel frattempo si era gonfiato, era mezzo chiuso e mi faceva un male cane, vi assicuro, io piangevo. E praticamente mi hanno mandato via dicendomi che loro non potevano farmi nulla perché non avevano l'oculista. Io vi giuro, io disperata, io piangevo male, cioè stavo proprio malissimo. Dario pure non sapeva cosa fare. Comunque, in tutto questo, mi dicono che dovevo andare in questo ospedale oculista che sta a Napoli centro. Ok, nel frattempo io decido di tornarmene a casa perché comunque controlliamo su internet e praticamente il servizio di oculista da pronto soccorso era dalle 8 di mattina alle 8 di sera se non erro, quindi anche se noi fossimo andati a mezzanotte probabilmente avremmo dovuto aspettare, quindi decido di andarmene a casa. Comunque io vado a casa e sto tutta la notte a piangere, a gridare, a piangere. Aiuto, aiuto, sto male. Dario, poverino, che cercava in tutti i modi di aiutarmi, ma io vi assicuro, lui mi ha guardato con la lampada, che io non avevo nulla e io sentivo sta cosa nell'occhio. Il mio occhio era completamente chiuso, non riuscivo a avere aperto. Gonfissimo, la palpebra qua era gonfissima, rossa. Sembrava che qualcuno mi avesse dato un cazzotto nell'occhio. È un bruciore, una sensazione di una cosa nell'occhio è un bruciore, ma lo vi giuro. E lui mi diceva: non è nulla, non è nulla nell'occhio, non è nulla, io ho qualcosa, mio Dio, oddio, sono pazza, io mi sento una cosa nell'occhio. Comunque vi giuro, raga, io credetemi, non ho mai sentito un dolore così forte in tutta la mia vita. Poi ero preoccupata, ero in ansia, avevo paura perché io con l'occhio, veramente gli occhi sono la parte del corpo più che, non lo so, mi fa impressione comunque. Quindi, oddio, facevo poi, screravo nella notte, facevo, oddio, diventerò cieca, perderò l'occhio. E lui, poverino, che mi rassicurava, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, hai ragione, cercava un angelo, vi giuro. Comunque, tutto questo. Dopo pianti, 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 passiamo praticamente 2 o 3 ore io così a piangere, lui a cercare di aiutarmi, che non sappiamo cosa fare, veramente non sappiamo cosa fare. Si fanno le 4 di notte, dal che non ce la faccio più, e dico a Dario, chiama mia madre, dico chiama mia madre, digli che io sto morendo, sto male, non so cosa fare. Io non volevo chiamare i miei genitori perché comunque si sa, cioè una telefonata nel cuore della notte per i genitori sicuramente cioè una paura per loro perché pensano che sia potuto succedere qualsiasi cosa. E quindi non vo volevo in tutto il modo cercare di risolvere da sola per non comunque dargli dispiacere, non farli preoccupare, ecco, nel cuore della notte. Però veramente ho tenuto duro fino alla fine, ma non ce l'ho fatta. E ho detto: chiama mia madre, chiama mio padre, digli di venire qua perché dico: perché io poi la prima persona al mondo di cui mi fido, anzi, forse è l'unica, è mio padre. E diciamo una cosa sembra di tante persone, poi me la dice mio padre ci credo, gli altri no. Quindi dico: fa venire papà e deve guardarmi lui nell'occhio e vedere se io ho qualcosa nell'occhio perché mi deve togliere. Papà me la toglie, papà mi toglie questa cosa dall'occhio, chiama mamma, però papà mi deve togliere la cosa. Vabbè,
Quindi lui chiama mamma e papà e loro vengono, poverini, che abitiamo vicino, loro nel cuore della notte vengono. E nel frattempo la storia del collirio è bellissima, che nel frattempo, non vi avevo detto sta cosa, il pomeriggio Dario per cercare di allevarmi mi va a comprare il collirio e mi prende un collirio generico, mi mette questo collirio. La notte, quando chiama mia mamma, dopo tipo 20 minuti, noi abitiamo a 3 minuti di macchina, poi di notte, che cavolo c'è alle 4 di notte, mia mamma non viene. Dopo 20 minuti faccio, mamma, ma che ha combinato? Dico, faccio cena a Dario, dico, secondo me mia mamma si è riaddormentata, è impossibile. Dico, vabbè, comunque la richiamiamo, lei fa, no, no, le sto comprando, mi sono fermata in farmacia notturna e sono andata a trovare qual era di turno per comprarle un collirio. Ah, fa Dario, ma noi già ce l'abbiamo. E quindi mi porta il secondo collirio della giornata. Comunque viene mia mamma e mio padre insomma, per stringere, perché sennò finiamo la notte dei tempi. Mio padre viene e mi guarda l'occhio, mi guarda, mi apre, mi fa, mi dice: guarda, ho visto dappertutto, non hai nulla. Stai tranquilla perché non hai nulla. Ma come non ho nulla? Mi sento una cosa, mi sento una cosa, mi sento una cosa. Comunque alla fine. Niente, alla fine mio padre dice che addirittura c'avevo del pus nell'occhio, comunque mi pulisce, mette quest'altro collirio e dopodiché ci informiamo bene bene di questa cosa del pronto soccorso, appunto vediamo sta cosa che alle 8 c'erano di turno gli oculisti dalle 8 di mattina, ok, si erano fatte ormai le 5 e mezza di notte, fa dare ok, tra un'oretta comunque alle 6 subito partiamo da qua così arriviamo per primi, perché poi qua è sempre trafficato a Napoli. Arriviamo per primi al pronto soccorso e subito ti fai visitare. Ok, quindi alla fine decidiamo di fare così. Alle 6:30 già siamo per strada. Comunque c'era anche traffico, c'era anche folla. Abbiamo aspettato 2 ore fuori al pronto soccorso ai Pellegrini a Napoli. E nonostante comunque fosse una cosa abbastanza urgente, comunque non era nessun tipo di codice, non so, comunque mi hanno fatto attendere il mio turno, non mi hanno fatto passare avanti, anche se c'erano persone che comunque magari dovevano fare dei controlli, delle cose, non so come, al pronto soccorso, però comunque io stavo disperata, mi disperavo, piangevo con un occhio che si vedeva, perché poi non avevo neanche la benda, quindi si vedeva che stavo male. Comunque, dopo un po' di tempo sono entrata. La dottoressa comunque è stata abbastanza brava, devo dire la verità, mi ha guardato anche se in modo molto frettoloso, perché comunque è un pronto soccorso, lei mi ha guardato nell'occhio e anche lei con l'ingrandimento mi ha guardato tutto, mi ha alzato proprio la palpebra e ha detto non hai nulla, semplicemente hai un'abrasione della cornea, cioè praticamente questa cosa che io sentivo nell'occhio non era altro che un taglio, era una lesione della cornea. E quindi che era irritata, questa era la cosa che sentivo, ma non avevo nulla. E lei mi ha prescritto un altro collirio e anche una pomata. Mi ha detto devi tenere la benda per una settimana, ti devi mettere questo collirio e questa crema 4 volte al giorno. Comunque, me ne vado da là e comunque continuo ad avere un forte bruciore, un bruciore tremendo, vi giuro, raga, non so più cosa fare. Vi giuro, mi sembrava di morire. Io non avevo un bruciore che non sapevo cosa fare. Da sveglia avevo bruciore, da dormire avevo bruciore, stavo malissimo. Così, niente, io e Dario decidiamo di andare a casa sua a dormirci un'ora perché non avevamo dormito. E quindi io, cioè, non riesco proprio a dormire, però comunque è stato piacevole perché stare al buio così con l'occhio chiuso un po' si è riposato, ma avevo comunque un bruciore tremendo. Al che un suo amico ci consiglia di andare da un oculista molto bravo a Pianura, che ve lo straconsiglio, e veramente mi ha salvato, si chiama Amabile. Ed è un oculista che è molto molto richiesto, infatti quando siamo arrivati là c'erano una cosa come 15 persone. Io nel panico più totale inizio a piangere come una disperata perché io avevo un dolore atroce, non ce la facevo più, volevo qualcosa che mi calmasse questo dolore. Al che dopo un'oretta che aspettiamo, loro ci fanno, la signora anche molto gentile, al ricevimento appunto ci fa entrare come urgenza, ci fa entrare e il dottore subito mi medica, mi guarda con una
abilità e con una rapidità incredibile. Mi ha guardato tutto, mi ha rassicurato, ha detto non ti preoccupare, è una cosa che comunque ci vogliono 48-72 ore per ripararsi la cornea, ma ha dato proprio delle spiegazioni scientifiche, veramente mi ha rassicurato perché noi avevamo tanta tanta paura veramente, che comunque raga con gli occhi non si scherza. E subito mi ha messo tantissime cose negli occhi, pomate, colliri, un sacco di cose. Fatto sta che io, dopo, loro poi mi hanno fatto uscire, mi hanno fatto aspettare comunque il mio turno per concludere, la visita, però subito mi hanno assistito veramente meglio di un pronto soccorso, quasi si può dire. E io dopo veramente pochi minuti, dalla sua medicazione, veramente ho trovato molto molto sollievo, raga. Vi giuro, io stavo morendo dal bruciore, non sapevo, mi volevo buttare con la testa nel muro, non sapevo cosa fare. Lui è stato gentilissimo e bravissimo, molto simpatico anche, e veramente vi giuro mi ha salvato, perché dopo pochi minuti il fastidio, cioè il bruciore è diventato fastidio, quindi è veramente molto diminuito. Poi lui mi ha completato la visita, devo andare a controllo fra qualche giorno. Un'altra pomata e un altro collirio, il quarto collirio, però quel quarto collirio me l'ha regalato lui perché era un campione, quindi non ho dovuto comprarlo, almeno quello. Adesso ho quattro colliri a casa, infatti li sto regalando, voglio regalarne uno a mia cognata, a volte servono sempre i colliri e purtroppo da quando li apri vanno comunque scadenza dopo un anno, mi dispiace buttarli, quindi ho detto magari ti può servire, ce l'hai già a casa e quindi vabbè. Quindi, raga, alla fine, morale della favola, mi sto facendo questa curetta. Oggi, il giorno dopo, già sto molto meglio. Grazie a questa pomata, a questo collirio che mi ha dato lui, ho veramente avuto molto, molto sollievo. La sensazione di quella cosa nell'occhio, sta man mano scomparendo e anche il bruciore è molto, molto diminuito. Cioè, così un bruciore è sopportabile. Però vi giuro, me la so vista brutta, brutta veramente. E questo episodio mi ha fatto capire molto, sugli errori che a volte facciamo nella vita, che ci soffermiamo a dover fare le cose per forza di fretta e furia. Sembriamo dei robot, sembriamo veramente, pensiamo solo a lavorare, a fare. Io adesso sono un po', questa cosa è come se il mio corpo avesse detto: aspetta un momento, fermati, dove stai andando? Fermati, cioè tu ti devi curare, ti devi riposare. Quindi adesso praticamente io sono così, con un occhio bendato, e capite, per me c'è, cioè, veramente una condizione drammatica, cioè nel senso che, per farvi capire, per una persona come me, io sono sempre attiva, sempre a computer, a telefono, cioè praticamente il sito che dobbiamo lanciare, il nostro e-commerce, che dobbiamo lanciare, veramente mancavano pochi giorni per lanciarlo ed è successa questa cosa. Quindi mi trovo con proprio le ultime cose che dovevamo fare per il nostro sito, io e mia sorella, e mi trovo con questa cosa così, in un momento fondamentale della mia vita, perché vi ripeto, c'avevo questa cosa del sito che stavamo agli sgoccioli, quindi stavamo facendo veramente giorno e notte lavoro a computer, a telefonino, eccetera, con le aziende, con tutto, la grafica del sito, vabbè. Poi io praticamente dovevo partire, cioè io praticamente oggi sarei adesso in volo, perché praticamente avevamo un viaggio organizzato con Fitvia e mi è dispiaciuto infatti tantissimo anche dover rimandare. Comunque a me dispiace molto venire meno agli impegni, perché comunque quando do il mio impegno mi dispiace poi venire a mancare, anche se comunque in queste condizioni, cioè veramente è una cosa proprio che non ho potuto prevedere in nessun modo. Quindi era bello perché poi vloggavamo anche questo viaggio, un po' come quello che abbiamo fatto in estate, dato che vi è piaciuto molto, volevamo ripetere questa cosa, anche se sarebbe stato comunque soltanto un fine settimana. Però non vi preoccupate, ragazze, tornerò più forte di prima e lo rifaremo, lo programmeremo. Appena starò meglio, lo programmeremo, perché veramente vi farò vedere tante cose bellissime, vi porterò con me nei vlog. E nel frattempo, niente, vi voglio ringraziare tantissimo per tutto l'affetto che mi avete dato su Instagram, veramente siete stati carinissimi. E una cosa positiva di tutto ciò è che, veramente io anche nei momenti terribili, quelli più brutti, riesco sempre a trovare un motivo di felicità e di gioia. E vi può sembrare assurdo, però veramente ieri non ero così, ieri ero molto avvilita e a parte il dolore piangevo, ero disperata, pensavo proprio al fatto che io dicevo: oh mio Dio,
mio, devo stare bene, devo guarire, perché il giorno prima no, pensavo domani io devo andare dal parrucchiere, poi devo finire il sito, il lavoro al sito in fretta perché poi ho solo domani perché poi devo partire e poi devo editare video e poi il computer e poi il telefonino, poi la valigia, poi devo partire. E invece adesso praticamente no. Seduta, carità, ferma, riposa, zitta, cuccia. Cioè praticamente adesso devo per forza riposare, non posso fare altro perché non posso stare al computer, non posso stare al cellulare. Infatti voi mi avete scritto in tantissime anche su Instagram, però non sono riuscita a rispondere perché veramente mi fa fatica a stare con un occhio, che poi sono anche miope io, raga, sono miope, e dei due occhi quello più miope è questo, quindi praticamente io con un occhio solo non ci vedo nulla e mi affatico molto, anche mi brucia l'occhio quando c'ho il telefonino così con là, perché comunque si sforza anche se è bendato, quindi non posso stare a computer, non posso stare al cellulare, non posso lavorare col sito che stavamo finendo le ultime cose. Però comunque vi assicuro che veramente spero domani di già di potermi togliere la benda, quindi comunque rimane la notizia che vi abbiamo dato del nostro e-commerce che sarà lanciato a breve, fra 2 o 3 giorni, quindi veramente ragazzi è tutto pronto, è venuto un sito carinissimo anche graficamente, poi ve lo mostrerò. Veramente ho messo tutti i prodotti miei preferiti, i prodotti che usiamo di più io, mia sorella e comunque tutte le follower, quindi i migliori prodotti bio, ma non solo, ci saranno anche dei prodotti trendy, delle cose comunque utili per noi ragazze, ci sarà un po' di tutto, non sarà solo un sito di prodotti bio. Veramente vabbè, poi ve lo descriverò meglio, comunque sono super eccitata e vi ringrazio perché tante di voi ci state aspettando con l'uscita del sito, anche voi non vedete l'ora, avete presentato tantissimo, vi siete scritte le liste dei prodotti che volete comprare, avete fatto i salvadanai, io vi ringrazio, leggo tutti i vostri messaggi, leggevo fino a ieri e siete troppo carine, veramente io e mia sorella ci siamo impegnate al massimo, anche Dario, tutti, per darvi veramente il massimo. Con questo sito vi vogliamo offrire un servizio, vi vogliamo dare il massimo, quindi solo per questo vi abbiamo fatto pazientare un po' di più, ma credetemi, ne varrà la pena. Io nel frattempo vi ringrazio tantissimo per tutto il vostro affetto e vi dicevo, la gioia bella di questa cosa, nonostante il fatto del dolore, nonostante il fatto che non sono partita, nonostante il fatto che sono una sfigata tremenda, è che mi sono goduta un po' di riposo con il mio cagnolino che sta qua, vedete, lei praticamente quando sto male mi viene vicino, mi lecca, è troppo carina. Cioè stavo qua a piangere quella sera disperata e lei non si muoveva da qua su di me, cioè era tremenda, è un amore spropositato, quindi l'amore comunque dei miei familiari, la felicità di avere comunque i miei genitori che sono sempre vicini a me e mi aiutano, Dario che è stato veramente stupendo, cioè non lo so, però secondo me non è umano, è tipo un angelo, perché cioè, non è possibile, dovete credermi. Cioè meglio di un infermiere, di un, a parte il fatto che mi medica, mi fa, ma poi cioè, così carino, non si arrabbia mai, non, sempre gentile, mi coccola, insomma, è troppo bello avere una persona così che mi ha fatto sentire. Infatti, penso che la benda non la toglierò, fingerò di essere malata fino alla fine, no? Vabbè, però lui è sempre dolce così, raga, è importantissimo trovare un ragazzo così, credetemi, che comunque, nonostante tutto, lui è sempre carino, non vi porta rancore, non si arrabbia e vi sopporta, anche se voi siete arrabbiate, anche se voi siete nervose, se rispondete male, oppure magari se ecco c'avete un malore, lui è sempre carino, è sempre gentile, non diventa mai burbero, insomma è veramente bellissima questa cosa. Siamo tornati dalla visita dall'oculista, che ce l'avamo un po' rassicurata eccetera, nonostante il dolore ho detto no, adesso andiamo a fare colazione al bar, e ci siamo comprati, indecisi su cosa mangiare, ci siamo comprati sia la pizzetta che il cornetto, io e lui abbiamo sgarrato alla grande, però è stato bello e vedete un po' abbiamo fatto comunque una cosa diversa, e poi quell'oretta che ci siamo riposati assieme vicino è stato troppo bello,
troppo tenero, comunque è stato un bellissimo momento. Quindi vedete, io cerco sempre di trovare una cosa positiva. Adesso devo finire di toccarmi questo occhio, devo lasciarlo in pace, nonostante tutto. E quindi non fa niente, va bene così, meglio questo che un'altra cosa. Quindi ok, ci riposiamo un attimo. Non posso allenarmi, è un'altra cosa bruttissima, però spero domani di già di stare meglio e al massimo domani mi vado ad allenare perché non ce la faccio proprio a stare ferma, raga. Quindi adesso mi finisco di sorseggiare la mia tisana Fit Via. Non ce la faccio, infatti penso che dopo un salto al negozio lo faccio perché comunque un po' il bruciore mi sta passando e voglio andare a dare una mano anche col sito, col lavoro, poi vi voglio vedere perché voi magari venite al negozio anche per vedere me. Mi dispiace comunque non farmi trovare anche se solo per 2 giorni perché poi lo sapete che ci sono sempre. Pupi si è svegliata, Pupi si è svegliata, amore. Quindi raga, la vita è bella nonostante tutto, veramente c'è molto molto peggio. Io cerco di non lamentarmi. Ieri mi sono lamentata un sacco, però vi giuro perché ho sofferto, sento un bruciore tremendo. Però oggi basta, non mi lamento più. Va bene così, non fa nulla, non fa nulla. Poi il viaggio lo rifacciamo, riprogrammiamo tutto. Tanto il sito esce, non vi preoccupate, facciamo tutto, tutto si sistema. Quindi, ragazzi, vi mando un bacio grande, vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltato tutto questo tempo. Devo chiudere qua questo vlog perché purtroppo è venuto lunghissimo, però vi volevo proprio avvisare di questa cosa, anche perché comunque adesso la giornata me la passerò così, a parte poi dopo magari un salto al negozio lo faccio, è una mezz'oretta a computer, anche con un occhio solo penso di esserci perché comunque mi voglio finire il lavoro per il sito perché voi state aspettando e non è il caso di farvi aspettare più. E vi mando un bacio grande al prossimo vlog e al prossimo video. Ah, poi voglio anche farvi il video dell'allenamento, ve lo faccio in questi giorni. Penso di caricarvelo, spero di caricarvelo proprio per questa settimana. Occhio permettendo, ovviamente mi devo anche riposare, quindi non posso strapazzarmi. E comunque nel prossimo vlog o video, insomma, mi vedrete senza benda, non vi preoccupate, è più forte che mai. Vi mando un bacio grande, grazie a tutti per l'affetto. Ciao, grazie. Ciao anche da Pupi, aspettate che sta qui. Ciao a tutti, ciao, grazie per l'affetto alla mia mamma. Vi regala una bella pecorina, Pupi. Vengo a mettermi la cremina, non so che cazzo vedere. Amore, ciao. Ciao. Sto Ciao, pupi. Pupi. Prima a pupi e poi a me. Sì. Come sta la mia malata? Malata. Malata. Ciao, Che Pupi. mi hai portato? Mi hai portato una bella cosa. Che io sono malata. Sì. Facciamo la medicazione. Il dottore l'ha malato. Brucia tantissimo questo collirio. Ragazzi, guardate qua che meraviglia! Almeno una gioia oggi c'è. Pachito ci ha fatto i pomodori ripieni di riso con mozzarella e prosciutto filante. Yeah! Poi la cosa bella è che me li mette in queste qua che vanno anche nel microonde. Quindi riscaldo nel microonde, non devo neanche accendere il fuoco. Grande Pachito. Se volete il video, fatecelo sapere nei commenti e lo facciamo sul nostro secondo canale, la videoricetta. Sono troppo buoni. Qua c'è anche Pupi. Adesso metto nei piatti. Cazzo. Cosa, amore? Non ho capito. Dario non c'è, c'è un altro Dario non ragazzo. c'è. Scemo. Callita mi ha fatto le corna. Ma Sì. e chi è questo altro ragazzo? È più bello del vecchio. Non lo so, mi ha E fatto le vediamo com'è. corna. È più Sono io. bello, sì. Eccola la nostra ceretta con i pomodori, poi ho fatto le bietole e un po' di tacchino con rosmarino alla piastra. Com'è, amore? Vuoi Oh, amo, così scemo! È buono? Io mangio sempre bendato, ho messo gli occhiali perché così ci vedo almeno da un occhio. Quindi mangio bendata. Questi pomodori sono buonissimi, raga. Guardate come filano, no, vabbè. Adoro! Grazie, Paghito, c'ho ancora la maglia Grazie, del Caritasoppio. Guardate come filano, sono Paghito. buonissimi. Paghito sto.
Evviva Paquito, vi mando un bacio grande, lasciatemi un like se vi è piaciuto questo vlog e se volete altri vlog. Ci vediamo tra pochi giorni con Carita Shop online e al prossimo video senza benda. Ciao! Ciao amore, saluta. Ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima, ciao ciao, ciao anche da Pupi. Ciao a tutti i miei amici. Ciao.